una Juventus senza senatori, quella che affronta il Chievo senza Buffon, Bonucci, Barzagli e Chiellini in una cadiva d'aprile 2010. Allegri sceglie il 4-3-3 dentro da titolari Matuidi e Douglas Costa, in porta c'è Szczęsny, Buffon si riposa dopo le fatiche della nazionale. Maran sceglie il 4-3-1-2 con Birsa a sostegno delle due punte che sono Pucciarelli e Inglese. Parte subito forte la Juventus al quarto d'ora con Pjanic che conquista un calcio di punizione e fallo di mano di Etemai. Dal calcio di punizione va lo stesso calciatore bosniaco che la mette in mezzo, Etemai, nel tentativo di anticipare Sturaro, beffa il proprio portiere, dunque Juventus in vantaggio al 17esimo, autorete di Etemai. La gara si sblocca con la Juventus che cerca il raddoppio. Lichtsteiner, capitano questa sera per le molteplici assenze già citate, va alla conclusione. Sorrentino in calcio d'angolo. Reazione del Chievo, punizione di Radovanovic. Szczęsny respinge corto, Benatia salva tutto anticipando il tapin di Inglese. Se la cava la Juventus, ma rischia grosso la formazione di Max Allegri, non impeccabile nella circostanza Szczęsny. Poi però è un monologo bianconero. Higuain cerca lo scambio con Pjanic, la tocca Sorrentino, pallone che scheggia la traversa, di nuovo Juventus vicina alla rete. Poi da calcio d'angolo un rimpallo che favorisce Rugani, il centrale juventino non riesce però a dare precisione al suo colpo di testa. Douglas Costa, questo è l'unico lampo del brasiliano, l'unica occasione pericolosa, si fa per dire, creata dall'ex Bayern Monaco. Poi nel finale di primo tempo Pucciarelli debole, tutto facile per Szczęsny, applaude anche Buffon. Poi al 54esimo entra Dybala al posto di Douglas Costa e la gara cambia ritmo. Subito attivo il numero 10 bianconero, conquista un pallone, supera Gamberini, lascia poi a Pjanic che vede il movimento di Higuain, a tu per tu con Sorrentino. Il Pipita non può sbagliare, Juventus 2, Chievo 0. Si scatena l'istinto killer del numero 9 bianconero. Tutto nasce da una super giocata di Dybala che prova a ripetersi per il sigillo personale. La sua conclusione però finisce di poco fuori. Ha cambiato la partita Paolo Dybala con il suo ingresso in campo. È cercato anche da Pjanic, su azione da calcio d'angolo. Conclusione non all'altezza, ma il numero 10 della Juventus si rifarà nel finale. Il Chievo comunque non molla, ci prova con Rigoni, subentrato nella ripresa, c'è una deviazione dal calcio d'angolo seguente. Pellissier, subentrato a Pucciarelli, cerca il suo gol numero 130 con la maglia del Chievo, non riesce ad inquadrare il bersaglio grosso. Ci prova anche Birsa con la specialità, il calcio piazzato, non va lontano dal gol. Szczęsny però osserva il pallone uscire, si arrabbia Max Allegri per aver concesso troppe opportunità al Chievo e anche perché si fa male Mario Mandžukić in forze per la sfida di Champions con il Barcellona. Entra Bernardeschi al posto del croato, dialoga con Dybala che entra in area di rigore, subirà tre avversari e poi la mette dentro per il 3-0 che chiude il match al minuto 83. Quinta rete in tre giornate per Paolo Dybala e può sorridere anche Max Allegri. Gara che in pratica finisce qui con il numero di Paolo Dybala. E ora, come ha scritto su Twitter Allegri, pensiamo al Barcellona.